Chiesa ci invita, cioè, all'unico momento ufficiale, no? Consiglio Vaticano II, a volgersi a lei con serena fiducia. E San Giovanni Paolo II, nell'enciclica Redemptoris Mater, dice che Maria vuole agire nei confronti di coloro che lei si affidano e considerarli come figli. Ci vede come figli attraverso suo figlio. Certo, non siamo come suo figlio, su questo il dubbio non sfiora nessuno. Però lei ci vuole considerare come suo figlio. E Maria desidera essere onorata, ma soprattutto desidera essere ascoltata. E lei ha lasciato un monito a un gruppettino di ebrei di allora. Ma questo monito vale, sono i servitori delle nozze di Cana. Questo monito dato ai servitori delle nozze di Cana vale anche per noi. Tutto quello che vi dirà, fatelo. Qui sta il centro della devozione a Maria. Sia lodato Gesù.